Quelli che fanno versare la maggiore quantità di sangue sono gli stessi che credono di avere dalla loro parte il diritto, la logica e la storia. Non è dall'individuo, ma dallo Stato che oggi la società deve difendersi. Il gran desiderio d'un cuore inquieto è di possedere interminabilmente la creatura che ama o di poterla immergere, quando sia venuto il tempo dell'assenza, in un sonno senza sogni che non possa aver termine che col giorno del ricongiungimento. So soltanto che bisogna fare quello che occorre per non essere più un appestato, e che questo soltanto ci può far sperare nella pace o, al suo posto, in una buona morte. Questo può dar sollievo agli uomini e, se non salvarli, almeno fargli il minor male possibile, e persino, talvolta, un po' di bene. Senza cultura e la relativa libertà che ne deriva, la società, anche se fosse perfetta, sarebbe una giungla. Non è un caso se il filosofo ispiratore di tutto il pensiero odierno è quello che ha scritto che solo la città moderna permette allo spirito di prendere coscienza di se stesso e che è arrivato a dire che la natura è astratta e solo la ragione è concreta. Questo è infatti il punto di vista di Hegel. Ed è il punto di partenza di un'immensa avventura dell'intelligenza, quella che finisce per uccidere tutto. Nel grande spettacolo della natura, questi spiriti ebbri non vedono altro che se stessi, e la cecità estrema. Poiché se nulla è vero né falso, se nulla è giusto né sbagliato, e se l'unico valore è l'efficienza, allora la regola deve essere quella di risultare il più efficiente, cioè il più forte. Il mondo non è più diviso fra uomini giusti e uomini ingiusti, ma fra padroni e schiavi. La ragione sta dalla parte di chi sottomette. Quel libro, Moby Dick, viene dato come premio di fine anno ai bambini delle scuole americane e tuttavia rappresenta una delle riflessioni più profonde e più toccanti che un artista abbia mai potuto fare sul problema del male. Non è affatto per mancanza di amore che Don Giovanni va da una donna all'altra. È ridicolo rappresentarlo come un visionario in cerca dell'amore totale. Ma è proprio perché egli ama le donne con eguale trasporto e ogni volta con tutto se stesso che deve sempre rinnovare questo dono e questo approfondimento. L'opera d'arte nasce dalla rinuncia dell'intelligenza a ragionare il concreto. I martiri non fanno le chiese, ne sono il cemento o l'alibi. Poi vengono i preti e i bigotti. Lo schiavo comincia col reclamare giustizia e finisce per volere la sovranità. Ha bisogno di dominare a sua volta. Al principio dei flagelli e quando sono terminati si fa sempre un po' di retorica. Nel primo caso l'abitudine non è ancora perduta e nel secondo è ormai tornata. Soltanto nel momento della sventura ci si abitua alla verità, ossia al silenzio. La bellezza, senza dubbio, non fa le rivoluzioni, ma viene il giorno in cui le rivoluzioni hanno bisogno di lei. L'amore di Dio è un amore difficile. Suppone un totale abbandono di se stessi e il disprezzo per la propria persona. Bene, questo è tutto, vi ringrazio sinceramente per l'attenzione, alla prossima.